Ragazzi, oggi racconteremo una vera favola, anche perché, come sta scritto sulle partecipazioni, dillo tu in inglese. Once upon time. C'era una volta. Quindi avremo uno stile ovviamente fiabesco. C'è un castello, abbiamo oro, non voglio dire barocco perché è un po' medievale. Abbiamo delle corone, abbiamo candelieri proprio come in un castello. Ogni favola si interseca in questa storia perché è la storia dei ragazzi. Fabiola si sente una principessa Cenerentola e invece è Salvatore il principe della Bella e la Bestia. Si incontrano per caso come Jasmine e Aladdin per strada ed è un amore che ha lottato come la sirenetta. E poi dopo tutti vissero felici e contenti. Questa è la storia di Salvatore e Fabiola e noi oggi la interpreteremo. Allora, pronti a sfogliare questo libro? E iniziamo il racconto con C'era una volta. Dai, forza! Vedrete che in questa prima fase stiamo abbastanza rilassati. Tra un paio d'ore io me ne vado in chiesa e praticamente è il panico perché sopra ci dovranno andare minimo due o tre persone per supportare anche quattro il tableau, perché si daranno le buste personalizzate e le cornici che vedete sono delle persone. Perciò la coppia prenderà la cornice e la metterà nella sua busta e terrà questa borsetta che poi sarà un regalo che si ritroverà durante la serata, che la dovrà conservare altro, perché sono cornici a tutti gli effetti molto belle. Poi tenete da allestire la confettata prima che scendono, perché questa struttura prevede, dato che gli ospiti appena arrivano in sala sono lì e ci vedono, che la confettata va in preallestimento completo, perciò la struttura base, lo scheletro già ci dovrà essere e poi dal momento che loro si siedono effettivamente, dopo il primo che si concentrano sul cibo, si allestirà la confettata totalmente. Massimo, ciao Sira. Tu sai, io sono in cerca di ispirazioni e ti ho anticipato che vorrei interpretare lo stile natural, che è la tendenza di quest'anno, in modo particolare. Il natural è uno stile che mi ispira e in questo caso ho pensato questo tipo di fiori. Pericum, l'ornito gallo arabicum, molto bello, un fiore particolare, il viburno, l'isianthus. Cosa sono questi? Questo qua è un aldo green e questa è la chicca. È una corteccia di betulla che funge da contenitore. Mi è proprio incuriosito. Ti lascio lavorare e ci vediamo dopo. Ok, a dopo allora. Perfetto, grazie. Massimo, è meravigliosa questa interpretazione in chiave moderna dello stile natural. Ma dopo avermi stupito, mi devi dire una chicca. Ma come parlano questi fiori? Sì, Cira, ho scelto il viburno perché voi donne avete bisogno di attenzione e amore. È proprio il significato di questo fiore. A livello floreale siamo abbastanza potenti in questo evento e c'è questa caratteristica molto carina perché ci saranno le corone, effettivamente proprio delle corone.
Non so se ne abbiamo qualcuna in mano. Esatto, proprio avremo delle corone. Io mi incorono regina di questo evento. Ma queste sono le piccoline, poi ce ne sono anche alcune più grandi. Queste sono proprio medievali, questi sono da imperatore. Quindi ovviamente queste, una sarà centrata sul tavolo imperiale, l'altra sulla confettata. In questo addobbo floreale c'è una new entry, ma una new entry vintage, perché come fiori, oltre ad avere le ortensie e le peonie, c'è il ritorno della bovardia. 13 anni fa, quando ho iniziato io, veniva confuso con il fior d'arancio e spesso si facevano bouquet di bovardia. Dato che la torta è così bella ed è arrivata prima perché è una torta scenografica e di solito le torte si tagliano di notte, stiamo facendo un preallestimento per avere delle foto meravigliose e dare tutto l'onore a questa meravigliosa creazione. Anche il libretto Missa non è un libro, questa è la copertina come la partecipazione. Come la fiaba. Esatto, c'era una volta come la fiaba e vissero felici e contenti. Comunque è un, ovviamente un libretto Missa fuori dalla norma, no? Prezioso come rilegatura, il sacchettino di riso con la corona e poi Ceremony. È comunque un libretto Missa, ma diciamo la verità è un libretto Missa un pochino differente, più curato, perché che cos'è che fa la differenza? Il particolare. Buongiorno! Benvenuta Shiva nello showroom dei confetti Papa. Adesso entriamo nel cuore dei confetti Papa. Siamo qui nel reparto delle pastine in rame. Infatti, cosa succede? Qui avviene la confettatura. Questo che gusto è? Verde. Vuoi scoprirlo da sola? Lo indovinerai. Il colore poi aiuta. Pistacchio, vero? Corretto. E questo è il colore rosso. Il rosso è il colore più bello, quello che attrae di più, ma è complicato da produrre. Come facciamo ad ottenerli impeccabili? Resta un segreto, perdonami. Anche Papa ha i suoi segreti. Attendendo un principe e una principessa, siamo pronti con troni e cascate floreali. Questa bellissima signora è la mamma dello sposo. E lui è il papà dello sposo. Piacere. Maurizio. Ah, ma io vi devo mettere, mi dovete portare, ecco qui le ragazze già con le bottoniere, io vi consegno le fedi. Io vi metto. Emozionato? Giovanissimi, devo dire la verità, giovanissimi. Oh, grazie. Più che emozionato, contento. Contento? Contento di vedere Salvatore. Contento. Amici di Weddings Luxury, eccoci di nuovo all'angolo della posta. Oggi dissiperemo i dubbi di Daniela da Treviso, che mi scrive:
Mi sposerò in autunno nel grande salone di una lussuosa villa in campagna. Sono alla ricerca di bomboniere che abbiano un significato importante anche per i miei ospiti. Cosa potrei scegliere? Mia cara Daniela, posso consigliarti la collezione Aqua di Emo Italia. Linee raffinate e romantiche. Cristallo pregiato per la realizzazione di questi oggetti che possono custodire ricordi indimenticabili. I ricordi sono forse ciò che di più prezioso esiste e vanno protetti e conservati con amore. Gli oggetti realizzati in elegante cristallo della linea Aqua sono perfetti per questo scopo e saranno un dono speciale per i vostri invitati a nozze, ma anche un complemento d'arredo e di design, come un portafoto o scatole in cui riporre piccoli oggetti importanti. Daniela, spero di averti dato il consiglio giusto e ricorda, Emo regala sempre un'emozione. Davanti a te c'è un bimbetto che deve dare una cosa a Salvatore, che non diciamo ancora che cos'è. Quindi voi dovete dare il tempo a questo bimbetto di arrivare sull'altare, ok? Se lo stiamo istruendo già a questo bimbetto. Salvatore deve avere il tempo di vedere questa cosa. Bravo, ok. E quindi tu devi aspettare un attimo, perché poi, una volta che lui l'ha letta, gli passi davanti e al centro dell'inginocchiatuio devi poggiare questo. Mentre le due damigelle, dato che questa chiesa non è simmetrica, invece di andare una a destra e una a sinistra, dovete andare tutte e due a sinistra. Salvatore, Fabiola, sì, arriverà con un abito stretto o con un abito lungo? Con un abito stretto, scusami, un abito largo, pardon. 95% abito stretto. Ragazzi, 95% abito stretto. Abito liscio, abito di pizzo o abito di cristalli? Tutto, come sai. Vabbè, poi allora, staremo a vedere. Secondo me pizzo e cristalli, tipo. Oh ragazzi, genere. Pizzo e cristallo, si è sbilanciato pure, pizzo e cristallo. E facciamo la domanda per cui tu mi hai chiesto una risposta, per come ti devi comportare. Velo davanti o velo dietro, velo a mantiglia? Non lo so. E ragazzi, staremo a vedere Fabiola come arriverà e lui cosa ha indovinato. Nel frattempo io vado a prendere la sua bottoniera. A tra poco! Raul, coppia bellissima che si verrà a sposare in Italia, quindi sono stranieri. Raul, tu sei internazionale. Assolutamente sì, essendo stranieri, io sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è Renato Carosone. Tu mo fa l'americano, americano, americano, senta me chi tu fa. Però anche, voglio dire, Lucio Dalla, qui dove mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Raul, secondo me è la colonna vincente e anche a loro diremo no Raul, no Patty.
indovinato l'abito nei minimi particolari. Cavolo, ha detto che sarebbe stato stretto. Ha detto che sarebbe stato di pizzo, ha detto che sarebbe stato luminoso. L'unica cosa, l'unico dubbio che aveva era sul velo. Se lo portassi avanti oppure... Oppure non lo portavo proprio. No, Madonna. L'unica cosa che è rimasto così perplesso. Bellissima. Allora, mi conosce un pochettino. Un poco. Allora, è come nelle favole della Bella e la Bestia, entriamo in sala, candelieri, e come d'incanto si presenta il vostro meraviglioso tavolo imperiale. Candele, peonie, rose inglesi, ortensie e corone. Allora ragazzi, questa è la vostra sala, tutti intorno a voi si vedranno le... Guarda, neanche a farlo apposta, qui sulla nostra destra è il tavolo La Bella e la Bestia, lì vedo la sirenetta, i nomi dei tavoli sono le vostre favole che hanno incorniciato la vostra storia d'amore e come un re e una regina voi prenderete possesso di questa sala, ma solo dopo che saranno entrati tutti gli ospiti. Fabiola, allora? Ti sei superata come sempre, veramente, senza parole. Ragazzi, allora me lo merito un bacio? Assolutamente sì. Ah, che bello! Questa è la mia vittoria. E ora... Stamattina mi sento di sperare, caro Cristo! Mi sento di sperare! Le faccine con l'ansia. Respira. È passato, vedi? Sì, sì. Burrasca e poi dopo sereno. Ragazzi, noi ci dobbiamo solo divertire. Usciamo di sala perché così potranno entrare gli ospiti dopo. Mi raccomando, l'ingresso carico. Buonasera. Buonasera. Fabio, siamo pronti? Prontissimi. Sembra di stare a Monte Carlo, ma effettivamente come funziona il servizio? Noi diamo a tutti gli ospiti una banconota personalizzata, gli ospiti arrivano al tavolo e la cambiano in fish. E a fine serata si possono vincere dei premi. E stasera cosa mettiamo in gioco? Mai la dignità, direi. Ah! Casinò Party è sempre presente alle feste più spumeggianti.
mentre gli sposi ballano, noi dobbiamo riempire tutte queste putiche. E ovviamente solo con confetti papa, però tu hai il gusto che io preferisco, ricotta e pera. Ragazzi, essenze naturali, senza conservanti, qualcosa che ti riempie la bocca e il cuore.